Laudetur Jesus Christus. Sono molto contento, figlioli cari, di trovarmi qui oggi, vedendovi così numerosi. Anche la cellula cattolica emiliana romagnola cresce. Saluto con vivo affetto soprattutto quelli che per la prima volta sono qui, mentre esprimo sempre viva gratitudine agli operai della prima ora. C'è qui qualcuno che è presente, più di qualcuno che era presente al mio primo incontro in giro per l'Italia, ormai quel lontano 27 novembre del 2016, se non più errore, 17, ecco, 26, ecco, 2016, ecco. E quindi sono contento di essere qui, soprattutto perché vedo che siete così numerosi. Sono particolarmente vicino a quanti sono all'esterno, perché per le questioni del distanziamento non si poteva affollare la sala. Allora, oggi si celebra la festa di San Callisto, Papa. Dovete sapere che i papi dei primi due, tre secoli erano quasi tutti martiri. Sono morti quasi tutti martiri, perché ovviamente l'impero romano, che è stato il primo vero nemico della Chiesa cattolica, voleva far fuori subito i capi, capito? Fatto fuori il capo, era facile distruggere l'opera, così si pensava. Ecco, quindi i primi papi avevano paura di essere eletti, anzi. Sapete la storia di... c'è stato un papa che si chiamava Fabiano, che tornava dai campi, che siccome era morto il papa precedente per martirio, anche quello, e allora i romani pregavano perché per il primo millennio il papa veniva eletto dal popolo di Dio, dai romani, no? Il vescovo di Roma, che poi è il papa. E allora la tradizione vuole che mentre pregavano lo Spirito Santo non ti scende illuminando questo povero contadino che torna ai campi, che ha implorato: non voglio morire martire, no, non voglio diventare papa, non voglio morire martire. Di fatto poi si è arreso, è divenuto papa anche lui, Fabiano. Ecco, San Callisto è uno di questi papi, ed è bello pensare che gli inizi della Chiesa, non gli esordi, non sono affatto vincenti, anzi, teniamolo presente, perché la fine coincide con l'inizio. Quando si dice che siamo alla fine, non significa che necessariamente arriva il Kyrios e c'è la parusia, ma certo siamo alla fine di un'epoca, alla fine di uno scontro tra la donna vestita di sole e il dragone infernale, quindi non sappiamo esattamente. Di fatto, per esempio, la Chiesa cattolica ha cambiato paradigma. Con Benedetto XVI è divenuta una chiesa minoritaria, senza più alcun peso sociale, clandestina, sotterranea, e certo io ho avuto le idee chiare fin da subito quando 3 anni fa dicevo addio falsa chiesa, multinazionale della vergogna, prostituta indegna, ce ne andremo, vi ricordate, lo dissi 3 anni fa, ce ne andremo negli scantinati, negli hotel a celebrare, e quindi noi stiamo tornando, spero vi consoli questo, a una forma come quella dei primi cristiani, che però non avevano nulla, erano presi di mira da tutti, stavano a pregare nelle catacombe, ma se per uno schioppo di dita noi potessimo anche un solo istante sperimentare il clima di preghiera, di ardore per Cristo, di entusiasmo della fede che avevano i primi cristiani, decideremmo di rimanere lì e non tornare più ai nostri giorni. San Callisto appartiene a questa chiesa delle origini, impreparata umanamente, senza alleanze, senza poteri, presa di mira. Venivano considerati i cristiani, venivano presi in giro dai letterati, dai colti. Mi pare che Tacito gioca col termine cresto, Cristo, l'asino, no? E poi i cristiani vengono chiamati delinquenti, criminali. Nerone accusa i cristiani anche, vi ricordate, tutte quelle cose lì. Ecco, Callisto muore gettato in un pozzo, ancora vivo. E lui è quello che è inserito tra l'altro nella messa alle 4 tempora, che sono ancora oggi una cosa molto importante nella liturgia cattolica tradizionale. Però oggi non voglio parlarvi di questo, sebbene il messaggio è importante. Cioè, questo è sicuramente il primo messaggio. Dobbiamo fare lo sforzo, ma mi pare che lo stiamo già facendo, di capire che stop, basta, quel tipo e quel modello di cattolicesimo che c'era non ci può più apparire, non esiste più. Esiste con vergoglio, ma non è la Chiesa cattolica.
Ora noi viviamo una nuova dimensione, che è proprio nuova, ecco il punto, non è, perché la fine coincide con le origini. Cioè noi abbiamo una grazia sorprendente, figlioli cari, di tornare a essere una chiesa che non conta più, una chiesa perseguitata, minoritaria, catacombale. E chi ci ha preceduto in tutto questo? Chi ci ha preceduto? Chi poteva precederci se non il Papa? Benedetto XVI sta dinanzi a noi ed è giusto che sia così. È un Papa che non conta più nulla per l'umanità, non esiste quasi più. Bergoglio lo chiama il nonnino, quasi come a dire il rimbambito del Vaticano, non ha più alcun potere, è clandestino, forse prigioniero, non lo sappiamo, ma certo lui, il Papa, è alfiere, mi capite? Di questa nuova forma di chiesa. Pregate la Madonna moltissimo, perché capiate questa cosa qui. Io quando andavo a Medjugorje negli anni 90, dove c'era tutta un'altra atmosfera, sono stato accusato di dire che Medjugorje non è vera. Questo non è vero, perché io sono stato lì, ho sperimentato con le mie mani, con i miei occhi e soprattutto con il mio cuore che a Medjugorje c'era la Madonna. Un'altra cosa è ciò che è diventata dagli anni 2000, soprattutto con Bergoglio, quella è un'altra cosa. E mi ricordo sempre che la Madonna negli anni 90 diceva: pregate per la nuova Pentecoste, questo tema qui. E io mi immaginavo chissà che, ora ho capito, noi stiamo per vivere la nuova Pentecoste, che significa una chiesa senza più alcun potere mondano, una chiesa svestita di ogni identità di potere, una chiesa povera, una chiesa umile, una chiesa clandestina, dove però come i primi cristiani possiamo sperimentare la potenza dello Spirito Santo. Il gioco vale la candela, ricordate la famosa frase Parigi val bene una messa? E siamo lì, nel quell'ordine di cose lì, no? Scacomatto, cioè lascio o raddoppio, capito? Siamo nell'ordine di lascio o raddoppio, raddoppio. E lascio, raddoppio, cioè seguendo Papa Benedetto, fiori cari, è vero che noi non possiamo più andare nelle chiese. Io per tutti voi sono un po' antesignano di questo, mi hanno buttato fuori da Ars, capito? Mi hanno buttato fuori da Lanciano, mi hanno messo alla porta, capito? Ma in questo modo noi, seguendo Papa Benedetto, incarniamo il vero modello di chiesa che Dio ha in mente per questi nostri tempi. E più è una chiesa povera, senza mezzi, perseguitata dal mondo, e più è pronta, attenti bene, perché la chiesa degli ultimi tempi, fiori cari, i santi quando parlavano della chiesa finale degli ultimi tempi agognavano di essere tra quelli. Ne cito due: Padre Pio e Santa Teresina del Bambino Gesù. Padre Pio e Santa Teresina desideravano tanto, quando parlavano dell'anticristo, degli ultimi tempi, diceva, per esempio Santa Teresina scrive: oh, come avrei tanto desiderato appartenere alla generazione di coloro che fronteggeranno l'anticristo. Qui si sarebbe dire altro che lascio raddoppia, prendo due, pago tre o viceversa, no? Cambio, facciamo il cambio. Allora, Padre Pio lo stesso, qualche volta lo vedevano piangere, nel mio libro cito la profezia fatta a Don Amort nel 1960, lo stesso anno in cui Giovanni XXIII decise di secretare il terzo segreto e di avviare una stagione del tutto disastrosa per la Chiesa, e perché questo ha voltato le spalle alla Madonna. E Padre Pio ha detto a Don Amort: sai Gabriele, è Satana che si è introdotto nel seno della Chiesa e ben presto verrà a governare una falsa Chiesa. Sono parole di Padre Pio, è Satana che è entrato nel seno della Chiesa e ben presto verrà a governare una falsa Chiesa. Quindi quelli dell'Una Cum sono totalmente, assolutamente nell'errore, perché loro dicono: dobbiamo resistere qui, sopportare questo Papa eretico in attesa che passi. È un errore di prospettiva macroscopico, gigantesco. Non è più infatti la Chiesa cattolica quella lì, anche se hanno quelle strutture, non è più la Chiesa cattolica. E i santi sapevano questo. La chiesa degli ultimi tempi, che torna ad essere come la chiesa delle origini, è una chiesa che dovrà fronteggiare niente di meno che l'anticristo. Ma noi le prove tecniche già ce le abbiamo. Bergoglio non ha forse alterato il Vangelo? Rispondetemi sotto gli occhi di tutti.
Basti citare Amoris Laetitia e vedere come ha messo del tutto da parte Matteo 19. Oppure quando idolatra Pacciamama e Gesù dice, ripete il testo dell'Antico Testamento di Deuteronomio, non avrai altro Dio, non ti prostrerai dinanzi agli idoli. Oppure ancora tante altre cose, insomma le sapete. Bergoglio quindi per noi è utile perché sono prove tecniche. Guardate la gente come gli va dietro accecata. È sotto gli occhi di tutti che è eretico, è apostata, idolatra. Ma la gente nelle parrocchie, Papa Francesco, sono prove tecniche. Sono prove tecniche di un messianismo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675, quando parla della prova finale della Chiesa, che proporrà una salvezza a basso costo. Questo fa l'anticristo, elimina la redenzione, elimina, attenti bene, la croce. E la prova, diciamo, Bergoglio non arriva così come un carciofo in un campo di patate, no, no. La messa di Paolo VI è un esperimento, a mio avviso, come tentativo di aprire la strada all'anticristo. Perché si è perso il senso della messa come sacrificio. Fra un po' noi staremo in silenzio durante tutto il canone. Eravamo a Milano circa 300, prima delle disposizioni del governo, ovviamente, e domenica scorsa, ed è bello vedere come si crea quel silenzio che è quello del Calvario. Quando te fra un po' io smetterò di parlare e entreremo nel sacrificio di Cristo, il canone come si chiama, se solo te submissa voce, no? vive il sacrificio, celebra il sacrificio e voi fate silenzio, no? Si crea silenzio. Questo silenzio non è un silenzio vuoto, è il silenzio, attenti bene, del Calvario. Quando Gesù per 3 ore si offre al Padre e Maria, imago ecclesie, immagine della Chiesa, è lì che offre anche lei al Padre. Noi siamo la Chiesa, l'ecclesia offerens. In quel silenzio, figli cari, c'è tutto. C'è tutto. E quindi l'anticristo è alle porte, si presenta come una proposta di salvezza piacevole, come il mondo se la vuol sentire dire: chi sono io per giudicare un gay? Come chi sei? Non ti hanno detto ieri il Papa? Chi sono io per giudicare un gay? Riceve le coppie, le mamme dei figli LGBT, c'è un tentativo satanico, attenti bene, di imbastire una messa in scena tale per cui se oggi condanni il peccato sei un fariseo, capite? Dove sta la strategia? Che siccome lui accoglie tutti, allora se poi invece il prete dice no, il peccato contro natura è offesa grave a Dio e grida vendetta al cospetto di Dio, poi passi per fariseo. Capite la tecnica, il misericordismo bergogliano è già l'anticristo. Tutti questi protagonisti della TV e tutte queste volte che parlano di Bergoglio, da Cecchi Paone a Barbara D'Urso, impazziscono tutti questi per Bergoglio, ma nel frattempo continuano a navigare nelle loro esistenze lacerate, luxuria, no? Tutti questi vogliono bene a Papa Francesco. Perché gli vogliono bene? Perché Papa Francesco, precursore dell'anticristo, sta facendo le prove tecniche. Non vi preoccupate, non esiste l'inferno. Se proprio sei un mascalzone disgraziato e un farabutto e muori nel peccato, poi la tua anima si annienta, quindi non soffri più. Se non ce la fai, capite? È una proposta pesantissima, dove viene messo all'angolo il tema della conversione, della penitenza, della grazia di Dio che ti invita a non peccare più. Viene messo tutto da parte. Non è già questa una formula anticristica? Certo che lo è. È promettere un Dio che non esiste, un Dio che non è il Dio cristiano. Questo sta facendo Bergoglio. E udite, udite bene, il pifferaio magico suona il piffero ed è esattamente ciò che le masse vogliono sentirsi dire.
l'umanità ci sta bene con questa falsa chiesa così antidogmatica, relativista, che non ti impone più la penitenza, la conversione, che non parla più del peccato e della grazia di Dio, mi capite? Le masse, e questo San Paolo lo dice quando parlava di queste cose ai primi cristiani, diceva: Dio manda loro uno spirito per accecarli. Ecco, allora noi dobbiamo tenerci pronti. Noi siamo nel mese di ottobre, no? È il mese del rosario, il mese di ottobre. Allora questa sera volevo parlarvi, dopo questa breve introduzione, del rosario, ma sarò breve. Volevo riagganciarmi a ciò che ho detto stamane, perché c'è anche tra di noi, forse, dico forse, l'idea che il rosario sia un fatto intimistico, no? Personale, di devozione personale, così ci hanno fatto credere dopo il Concilio Vaticano II, per le vecchiette. Le vecchiette vanno in chiesa. Io avevo una parrocchiana, non io, cioè io quando ero piccolo andavo nella mia parrocchia, c'era una parrocchiana, la signora Agnello, Rosalia Agnello, non so se è ancora viva, che diceva il rosario che le durava tre quarti d'ora, perché iniziava Ave Maria piena di grazie, candida tu mastivi, chi sei dopo sull'addome, come facciamo fa missa, Santa Maria, madre di Dio, prega per noi. Cioè, mentre diceva il rosario, l'altra Ave Maria tenetta, sia cristiana, signora, come sta lei, grazie, signora, perché proprio c'è la messa, ma ha scritto la messa di suo marito, ma non mi ricordo adesso, vedo Santa Maria, madre. Chiaro che questo modello non va bene, hanno contribuito in questo modo a banalizzare il rosario. Ma io questa sera sono qui per raccontarvi di una cosa grandiosa, e ve la dico subito e poi ve la motivo: è l'arma, tanti presenti anche sorelle, l'arma di bene, fidatevi, segreta. Appena arriva l'anticristo, poi ci sentiamo telefonicamente. Queste sono tutte prove tecniche di dominio collettivo attraverso la paura, mediante l'attacco a ciò che è più caro a Dio, la relazione. Chi può capisce? Non hai più identità. Prove tecniche. Siamo tutti uguali. Non possiamo più parlare. Ho sentito oggi che potrebbero venire a casa a fare controlli. Ma questa è un'altra storia. L'arma segreta che metterà tanta paura, che qui è un problema di chi avrà più paura. Avete mai visto il film di Dottore Il Giudizio Universale? Cioè, annunciano il giudizio universale a Napoli, non lo so io. Cioè. È veramente un film, guardatevelo. Godetevi un momento di spasso. Io ho incontrato un grande uomo di Dio in Polonia, che siccome si parlava di tutti i miei travagli, e lui a un certo punto mi ha detto: ma tu ogni tanto rilassati, lui sa, non sa che io lo faccio, però lo faccio, se no. Dice: ogni tanto guardate un film, e io dicevo tra me: ma te che sei polacco, che ne sai di Totò? E vedo questo film, Il Giudizio Universale, in cui Totò è certo quello che a un certo punto con la 500, mi pare, comincia a passare per le vie strette di Napoli, è arrivato il giudizio universale, no? Ecco, allora figlioli cari, qui si tratta di chi avrà più paura, noi o l'anticristo. È tutta una battaglia qua, perché l'anticristo qua non può arrivare. Avete capito cosa vi sto dicendo? Lavorate qui, perché lui non può arrivare. È una battaglia sulla paura. Deve aver paura, dobbiamo aver paura noi quando arriverà, o deve aver paura lui di noi? Vi racconto questa cosa di Padre Pio. C'era un giovane prete che il vescovo chiamò, Padre Pio era già molto anziano, poi vi dico chi è questo prete, e Padre Pio era molto anziano, andò a trovare Padre Pio perché il vescovo l'aveva fatto esorcista, e lui si spaventava. E quando è andato, Padre Pio ha detto: Padre Pio, io ho paura. E Padre Pio ha detto: ma io, se tu hai paura, quello ti mangia con tutto l'elmetto. Capito? È una questione di paura. E già cominciamo, se notate, a entrare dentro questa, ecco perché ne sto parlando. Ora, noi dobbiamo prepararci a mettere noi paura. Non so se io ci sto riuscendo. Certo, speravano che io crollassi, perché loro non vogliono uno spargimento di sangue. Adesso con me non sanno più cosa fare. Mi hanno spedito in TV senza potermi difendere, hanno attaccato le mie figlie scrivendo cose indegne, infami, gente infame.
gente infame, perché così dicevano, ora crolla qua, capito? E qui la battaglia psicologica, deve aver paura di noi. Se ha paura di noi si ferma e sta zitto. E quando loro hanno pensato che facessi questi, ho ruggito di più. E così anche loro si sono messi un po' paura, perché quando io dicevo agli inizi, mi manda la Madonna, c'è la Madonna con me, non avete fatto i conti, poverati. Quando però hanno visto che io ho resistito dove nessuno finora aveva resistito, il dubbio ancora oggi li raggiunge. Dobbiamo combattere già da adesso la paura dell'anticristo, la paura del dominio collettivo, la paura della manipolazione obbligatoria dei diktat di qualunque tipo. Come? Dobbiamo forse fare i sovversivi? Ci viene chiesto questo. Vedete che quando io ho annunciato questo iter, qualcuno ha scritto, ah, i nostri, ci sono dei pasdaran. A me mi stanno simpatici, eh. Io li schiererei subito davanti a me come fronda legionaria, no? Ah, ma allora dobbiamo mettere mascherine, non vengo. Che è questa mascherina? Non è il problema la mascherina. Il distanziamento sociale, il termoscanner, non è lì il punto. Il punto è che tu non ti devi fare ingabbiare la mente dalla paura. È lì il punto. Che tu metta o non metta la mascherina, non ti devi fare paralizzare dalla paura. Devi avere fede. Devi essere forte nella fede. Gesù quante volte rimprovera gli apostoli? Uomini di poca fede. Ma certo, allora è una battaglia, no? Siete d'accordo? È una battaglia seria, perché ormai è evidente che c'è un'alleanza trasversale tra falsa chiesa e poteri forti del mondo. Mi sembra che questo non ci sia bisogno di doverlo dimostrare. E usano le loro armi. E noi, visto che è una battaglia, che dobbiamo fare? Quale arma dobbiamo usare? È l'arma, eccola lì, ce la dà la Madonna. È segreta. Non è che, perché voi direte, padre, ma se lo dici non è più segreta. No, è segreta. E vi spiego perché è segreta. Perché Dio permette che i nemici se ne prendano gioco. Mi prende una corona, mi date una corona. Mi date una corona. Grazie. Dio permette che i nemici se ne prendano gioco. Capito? Se ne prendono gioco. Cioè per loro è prendere in giro chi recita il rosario. Capito? Grazie. Quindi, quando dico che è un'arma segreta, non mi riferisco al fatto che non sanno qual è, ma al fatto che non credono che quest'arma ci darà la vittoria. Adesso è chiaro? Lo ripeto perché voglio che vi entri nella mente. È arma segreta non perché noi non diciamo qual è, perché lo stiamo dicendo, ma perché dall'altra parte non ci credono che con quest'arma vinceremo, ci ridono addosso come Golia davanti a Davide. Oh, 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 oh. Questa razza di cane viene a me così, con questo moscerino io devo combattere. Cosa dice Davide? Tu vieni a me con la tua forza umana, così dobbiamo dire ai massoni, a Bergoglio, a chi ci vuole imbavagliare. Io vengo a te nel nome del Signore Dio degli eserciti. E sì che Golia aveva la spada, la corazza, l'elmo, era gigante, era forte, era potente. Davide si fida di Dio, prende un ciottolo, cinque ciottoli dal fiume, la fionda, zacchete, in testa, casca giù, va lì e gli taglia la testa. Capito? Il rosario farà questo, decapiterà l'impostura anticristica. Ma perché il discorso non rimanga così campato per aria, volevo citarvi un paio di episodi per dimostrarvi quanto è importante la recita del Santo Rosario. Sapete che questo è il foglio di una rivista radical progressista, si chiama Jesus, questa rivista è in mano ai paolini,
e scrivo dove sono filo ultra vergogliani. E io quando devo scrivere le cose sul rosario mi diverto a comprare la rivista, strappare i fogli e scrivere le cose del rosario su queste, sugli articoli dei radical progressisti. Allora volevo citarvi un paio di episodi, se me lo permettete. Quando nel 1683 Mustafa, Kara Mustafa, deve conquistare Vienna, lo dicevamo oggi, no? Hanno sempre in mente questo piatto chiotto di Roma, sede di Pietro, e passa da Vienna, la mela d'oro. Chi è che interviene per ottenere la vittoria alla Chiesa? Ve lo ricordate? È un re, fu fatto re, e per i polacchi è un campione della fede. Giovanni Sobieski, Giovanni Sobieski, che arriva a Vienna dal monte, dove non si aspettano che lui scenda, e con, detti bene, la immagine della Madonna Nera di Częstochowa e la corona del rosario, e sbaraglia dal, come si chiama, Kahlenberg, che è il monte alle spalle dell'accampamento islamico, e lì sbaraglia, ottiene una vittoria clamorosa Jan Sobieski, tanto che il Papa Innocenzo XI, dopo aver ringraziato il re Leopoldo, che però se l'era scappato, il nonno Ferdinando, che aveva chiamato Maria Sacra Generalissima, vuole ringraziare Sobieski. Si racconta che Sobieski arriva per salutare il Papa. Sapete come va? Che lui entra, il Papa gli chiede, se immaginatevi la scena, Sobieski era uno, poi questi slavi hanno la voce così, no? Forte, noi non ce l'abbiamo gli italiani così. Allora il Papa dice, ma figliolo caro, cos'hai da dire? Come è avvenuta questa vittoria? Lui risponde con la frase di Cesare, però la modifica, e dice, Santo Padre, veni, vidi, Maria visit. Non mi pare meraviglioso? Il Papa si racconta che il Papa si è commosso, perché quando gli chiede, ma che strategia avete adoperato, maestà, perché era diventato re, e lui risponde, Santo Padre, veni, sono venuto, vidi, ho visto, Maria visit, Maria ha vinto. Capito? Ma c'è un altro episodio che oggi ho raccontato a Radio Domina, della battaglia della Vistola, quando i comunisti erano sicuri di arrivare a Roma attraverso sempre lo stesso corridoio, cioè sbaragliare la Polonia cattolica e conquistare, passare da Vienna, pianura padana, e sei a due passi da Roma. Va bene? Erano 3 milioni i soldati russi. Quando Papa Benedetto XV, siamo nel 1920, viene a sapere questa roba qui, dice, non ci resta che fare un'ultima cosa. E ingaggia una crociata del rosario per ottenere la vittoria sui russi. Si racconta che sulla Vistola, il fiume, l'accampamento polacco, un po' impaurito dai numeri, prende in mano il potere, sapete chi, il comando, sapete chi lo prende? Il cappellano militare. Vi dico il suo nome, padre Ignazio Sciopik, per i polacchi, e lui giovane, 27 anni, prende in mano il rosario e dice ai soldati, per Dio, per la Chiesa, per la patria, avanti! Il giornale Avanti, che era quello socialista, aveva scritto, dove sono le truppe del Papa? Di fatto, col rosario in mano, Sciopik muore in battaglia, ma i russi inaspettatamente e in maniera del tutto imprevista sono costretti evidentemente a ritirarsi. Allora il rosario è l'arma segreta. Io vi raccomando che lo preghiate ogni giorno per intero, gaudiosi, dolorosi e gloriosi, per intero, perché i tempi sono duri, da forza il rosario. Poi adesso devo concludere, perché lì c'è un orologio nascosto, l'hanno messo apposta, non si vede, ma io sì. Adesso vorrei dirvi, ci sono degli studi, per esempio, che dimostrano che è un ottimo antidepressivo il rosario. Sapete perché? Perché ha una tecnica cara a tutte le tradizioni religiose, la ripetitività.
Ave Maria, esatto, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa... cioè a un certo punto sei tu che entri nel mondo di Dio attraverso Maria. In una locuzione che io ho avuta, la Madonna ha detto, una locuzione che la Madonna mi ha data, ha detto: quando voi pregate il rosario, la mia anima entra in voi, venite posseduti da me. Come c'è la possessione diabolica? C'è la possessione mariana. Va bene, cari posseduti? È piaciuto fino all'applauso? No, non si può l'applauso. Durante la messa non si può, se noi confratelli tradizionalisti, voi non si può l'applauso. È possessione, ma ecco perché è importante. Perché siccome Satana ormai è dappertutto, mai dappertutto, lo dicevo ieri, io prenderei un tubo e mi metterei sulle Alpi per arruciare tutta l'Italia. No, attraverso l'Appennino Tosco-Emiliano si scende giù, no? Si arriva fino a Roma e poi piano piano Napoli, il Vesuvio, dal Vesuvio un'altra rusciata che arriva sino all'Etna, e dall'Etna salutiamo i fratelli amici della Sardegna. Ma quest'acqua deve essere quella benedetta. Satana oggi è, governa anche per colpa nostra, perché non abbiamo più usato l'acqua benedetta, che invece mi raccomando di usare a litri. Uno che, come me, viaggia sempre, non sa mai dove va a dormire. E chi ci ha dormito la notte prima? Proprio una delle notte scorse, non vi dico dove, niente. Sai quando ti metti a letto, non ti senti solo, ti senti guardato, ti si rizzano i capelli. Poi se ti addormenti ostinatamente perché vuoi dormire, fai incubi, vedi mostri, persone impiccate, cose dell'altro mondo quella notte lì, Allora sapete che a me succede? Allora io mi sono alzato e ho detto: va bene, ho capito. Ti pigli l'acqua benedetta e cominci ad aspergere i materassi, le lenzuola, i cuscini, la parte del letto, come si chiama? La testiera, le finestre e la porta. E poi dormi come un tiro. Domani è Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila ha combattuto il diavolo con l'acqua benedetta. Oggi gli ambienti sono posseduti da Satana. La società è posseduta da Satana. Dicevo ieri, dai governanti nostri, noi non ci possiamo aspettare. Io starei per lanciarti su un'affermazione, ma non so se è rischiosa. Forse è qualcosa da dire, ce la potrà avere Putin, non lo so. Però comunque i governanti mondiali sono tutti collusi. Satana governa i centri del potere e la colpa è anche nostra, non si prega più, la gente non prega più. Io la mattina quando sono giù in Sicilia amo fare un po' di movimento a piedi per la mia schiena, che mi sta ringraziando molto in questi giorni, veramente contento. E allora te vedi tutta questa gente che fa footing e che parla, stanno lì alle 6:30 del mattino già disperati come affrontare la giornata, e non pregano. Non si prega più, non pregano più i bambini, non pregano più le suore. La persona che ho incontrato in Polonia ci raccomandava, lui non conosce bene come io sottometto i miei a un ritmo di preghiera che solo Dio lo sa, è vero o no? Siamo sempre in preghiera. Ogni tanto che non va bene, per rilassarmi faccio mettere la canzone di Amedeo Minghi. Ho un sogno nel cassetto. Chissà qualcuno potesse farlo, mi piacerebbe stringergli la mano. Eccolo là. Mi piacerebbe stringergli la mano, perché lo stimo tantissimo, è un artista per me, mi piacciono tanto le sue canzoni. Quelli dicono: ma queste canzoni chissà se sono veramente rilassanti, ma a me piacciono. Allora ogni tanto casomai un po' di Amedeo Minghi, ma poi per il resto forza terzo rosario, anzi ancora oggi io sono qui dietro che devo pregare ancora le orazioni di Santa. Bisogna essere sempre in preghiera. È inutile che dici non ce la faccio, non è vero. Se dici non ce la faccio, sei mezzo esposto e si vede tra di noi. Guardate, io, forse voi non mi credete, io saprei individuare quelli tra di voi che pregate tutti e tre il rosario ogni giorno e quelli che no. Qui per esempio ce ne sono un paio che non lo dicono tutto per intero. Sì, se lo capito, Il rosario va pregato per intero, perché veniamo posseduti, vi prego non lo dimenticate, da Maria. La Madonna ci possiede, sei posseduto. La Madonna ti entra dentro di te. Che bello.
con quell'Ave Maria, Satana, e così tante volte ho assistito a un esorcismo in cui il demonio, il padre Amort, diceva: non se ne vuole andare, e si è arrabbiato. Tuo padre, non si arrabbi, peggio. Sì, va bene, adesso preghiamo il rosario. Preghiamo il rosario, all'inizio rideva, è incredibile, io ero lì, guardate, non lo scordo più, per dormire. Capisco perché, diceva la Madonna, ma perché mi hai portato qui? Col tempo ho capito, perché questa missione in giro per l'Italia, e stava andando anche per il mondo, e lo riprenderò, però pregate per me per quello, doveva conoscere quelle cose lì. Questa persona indemoniata, all'inizio, quando tu inizi il rosario, eravamo padre Amor, ti ci vogliamo dire, a mano che ti inoltri nel primo mistero, questo vale anche per noi, all'inizio la mente è confusa, ti senti, è vero che appena finisci l'ultima Ave Maria e ti fai sentire, ah, che soddisfazione, che pace, sei posseduto. Alla Madonna, ed è l'antidoto all'anticristo. Mentre eravamo già al secondo mistero, padre Amort diceva: dai, noi preghiamo che stavolta ce la facciamo. Perché si accorgeva che la tipa, che prima ci canzonava, perché il diavolo è come un pagliaccio, un clown, è una mente pervertita, mi capite? Vive in una condizione perché è contro il creatore, contro Dio. Si sente lui Dio, insiste per dire che è Dio, e Dio lo lascia fare perché merita il peggior castigo. Più lo dice e più la sua identità si altera in una follia che è impossibile cogliere da parte nostra. Per cui ci pigliamo in giro. Poi mentre eravamo al secondo mistero, terzo mistero, tu vedevi che questo non cantava più. Già non cantava più e non ballava più. E cominciava a fare così. Quarto mistero. Quinto mistero. Me ne vado, avete vinto. Capito? E in un altro esorcismo padre Amort ha detto che il diavolo diceva: quando dite il rosario devo scappare perché prendo martellate nelle corna. Capito? Il rosario è l'arma segreta. Sapete la storia di Santa Maria Goretti? La conoscete? Che bella figura, eh? Che bellissima figura, morta a 11 anni per essere rimasta vergine. Si racconta che mentre il violentatore la aggrediva, lei gli urlava: non si fa, è peccato, Dio non vuole. Sapete chi teneva tra le mani? Maria Goretti, la corona del rosario. La corona del rosario. E quando la portarono in ospedale, non si accorsero che aveva ancora questo pugno chiuso. E quando ormai stava per spirare, il medico, forzando la mano, la aprì, si commosse lui per primo e pianse. E la corona era come affondata nella mano di Maria Goretti. Le aveva dato forza per affrontare il martirio. Avrete sentito da me tante volte parlare, che non ne parla nessuno di queste cose, purtroppo, perché abbiamo Vincenti. Quell'ungherese che, siccome è una figura di Dio, i comunisti lo misero in carcere, lo seviziarono, lo torturarono e lo tennero coatto dentro una stanza piccolissima perché uscisse matto. Padre Pio in bilocazione gli andrà a servire la messa, perché lui un giorno si mise in preghiera. Quando abbiamo fede Dio ci ascolta, si mise in preghiera e disse al Signore, il caro Vincenti: Signore, vengo a chiederti una cosa che so che è impossibile, ma tu vuoi tutto. Che era Vincenti, c'è la causa di beatificazione, naturalmente non lo beatificano, è anticomunista, che beatifica. Allora Carlo Vincenti dice: ti vorrei tanto celebrare la Santa Messa. Non finisce di dirlo che sente aprire la porta della cella e vede entrare un frate. Ma poi dico: ma immaginatevi, ma la nostra fede, sto dicendo in questi giorni in giro per l'Italia, è meravigliosa, è splendida, è quasi ironica, c'è una forma di ironia. Ma vi immaginate voi che il cardinal Vincenti, che da giorni, forse da mesi, non vedeva nessuno, vede aprire la porta della cella ed entra un frate con un vassoio, e nel vassoio c'è il calice, dov'è il calice, le ampolline, la campanella se l'ha portato pure. Ah sì sì, la campanella, tutto, i paraventi. Lui si inginocchia, il frate,
te sai chi era questo frate? Adesso rimarrai. Gli bacia la mano e dice: Eminenza, si vesta, celebri messa. Quello non gli chiede chi è, per primo perché gli parla in ungherese. Non gli parla in ungherese. E poi perché pensa che a questo punto sia una concessione che Dio faccia attraverso il regime. E così si veste, è tutto all'altare, celebra la messa. Questo frate, siamo negli anni 50 del Novecento, lo assiste da chierichetto. Quando poi il cardinal Vincent gli dice ma dov'è il frate? Era Padre Pio in bilocazione, che gli era andato a servire la messa in bilocazione, capito? E quando fu liberato, il cardinal Vincent gli domandarono: Eminenza, come ha fatto a non uscire matto? Dicevo il rosario. Ricordatevelo, dicevo il rosario. Passeggiava per quella celletta piccola piccola, non aveva neanche la corona, e con le dita, siccome gli portavano il pane, lui ogni tanto toglieva una mollichina, la rendeva a forma di pallina, aveva fatto la corona, già però senza farla vedere. Quando diceva per me lì, spostava da questa parte. E non è uscito matto, come sta uscendo matta la gente. E non ha avuto paura come ha paura la gente. La gente, Dio l'ha abbandonata a se stessa. Siamo sulle rovine della torre di Babele e noi ce ne entriamo nell'arca, che è il cuore immacolato di Maria. Ecco, vi ho voluto parlare del segreto contro i nostri nemici fioricali. Tenetela sempre in mano. Non lasciatela mai la corona del rosario. Ho raccontato altre volte un episodio che vorrei ancora citarvi, perché l'ho vissuto personalmente. Ero giovane prete e vado dal Papa Giovanni Paolo II. Siamo nel 2002, quindi era già molto anziano. Mi toccò, senza che io sapessi perché, di trovarmi nel momento in cui lui doveva salire in vettura, nella vettura. E nessuno si accorse di me. C'era tutta la gendarmeria vaticana, il corteo dei cardinali, che, sapete, così. Allora io mi sono detto, questo era, mi cacciano via. Nessuno, secondo me, avrà pensato che io ero un dipendente della diplomazia vaticana, perché io, sapete, so anche essere quello se necessario. E mi ha lasciato lì e io ho visto quello che non immaginavo. Si vede Giovanni Paolo II col bastone, che saluta tutti uno per uno con una pazienza infinita che solo i santi sanno avere, che ti immagina, stanco, ammalato, e devi salutare fino a lui. Quindi a un certo punto finalmente finisce, si getta, non è che si siede, si getta sulla vettura, stanco morto, non scorderò più. Prima cosa, io ero lì e che vedevo, la prima cosa che gli vidi fare fu di prendere subito dalla tasca della talare la corona rosario, fece così ed entrò nel mondo di Dio. Entrate nel mondo di Dio, capito? Diventate come Gigro Bonacciaio. Quando ero piccolo vedevo questo cartone animato e mi piaceva tanto, chi è della mia epoca se lo ricorda, vero? Mi piaceva che era imbattibile, le alabarde spaziali. Quando i nemici nostri volevano vincere, lui prendeva queste alabarde e le gettava addosso ai nemici e vinceva. Gig, robot d'acciaio, capito? Noi del piccolo resto siamo Gig, robot d'acciaio con le alabarde. Siamo imbattibili, ricordatevelo. Perché c'è tanta gente, è proprio l'ultimissima cosa che volevo dirvi. C'è tanta gente, ma io... Madonna mi dice sempre, volete che mi rivegli una cosa? Adesso sono un po' preoccupato che sto andando oltre. La Madonna dice, stai bene attento a dire tutto ciò che passa dal tuo cuore fino all'ultima sillaba, perché se non dici tutto te ne sarà chiesto conto. Perciò abbiate pazienza, ci sono altri 2 minuti. Stavo dicendo che andando in giro per l'Italia nei primi anni io mi accorgevo che esistevano gruppi millenaristici, come si chiamano, preoccupati, anche se c'è una certa comprensione, di mettere il cibo da parte, le cose. Questo è giusto, no? Io non l'ho mai condannato. Però attenzione, che ci sono altri circoli che dicono che Dominutella anticipa i tempi,
Don Minutella vuole sapere lui, in verità Fioricario, vedi bene, questi si aspettano i segni nel cielo come se la battaglia fosse appunto quella dei cartoni animati. Passa, non so se sto riuscendo a mastare il messaggio importantissimo, passa attraverso di noi, attraverso questo, attraverso quello che stiamo vivendo, non so se riesco, non c'è bisogno di attendere segni dal cielo, l'Apocalisse è già in mezzo a noi. Ecco, e questa è la cosa più importante, il rosario. E se tutto quello che vi ho detto non è sufficiente a farvi innamorare del rosario, pensate al beato Bartolo Longo, laico come tutti voi, innamoratissimo della Madonna, che scrisse quella meravigliosa supplica che ogni anno io non riesco a dirla senza piangere: oh rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, noi non ti lasceremo mai più, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. Quando Don Bosco vide San Domenico Savio predicente dopo la morte, disse: che cosa ti ha sostenuto di più in punto di morte? L'amore alla Madonna. Una volta che il frate che assisteva Padre Pio lo accompagnò in cella, che non si reggeva in piedi, Padre Pio lo lasciò, e Padre Pio, non so se mi commuovo, ma aveva paura di chiudere la porta, lo sapevate? Perché noi poi coi santi siamo fatti così, li rendiamo Superman, dei Superman, e questo non ci aiuta. Mi ha colpito molto quando ho raccontato la storia di San Girolamo, che una di voi che è presente qui mi ha detto: grazie Don, con le tue catechesi sui santi hai un approccio che mi aiuta molto, perché metti in luce le loro fragilità, le loro paure, le loro debolezze, e questo incoraggia molto. Padre Pio, siccome le prendeva, lasciava lo spiraglio aperto, e allora una sera che era molto tardi e Padre Pio non si reggeva in piedi, pioveva a dirotto e faceva molto freddo, pieno inverno, il frate che lo aveva accompagnato si ritira in cella e ogni tanto si svegliava per andare a vedere, trova sempre la porta socchiusa e la luce spenta. Si racconta che questo frate, morto da poco, una notte si alza in piena notte e va a scorciare, a sgattaiolare per vedere cosa succede, e trova Padre Pio seduto, non quindi coricato, che sta pregando il rosario. E lui entra: padre, che c'è, figliolo caro? Ma fa tanto freddo, siete così stanco, perché ancora in piedi? Figlio mio, dovevo pregare un po' di più oggi, perché ho pregato poco e stavo dicendo un altro paio di rosari. Ma quanti ne avete detti oggi? Pochi. Quanti, padre? 30, 35. Poverino. Capito, i santi. E siccome no, lo dico perché poi vediamo il grande fratello, poi dico: il demonio è furbo, ma prima fatti questo, ma prima quello, e buonanotte. Ecco, Fiorica, vi ho tracciato la strada per la militanza, il rosario. Amatelo, pregatelo, diffondetelo, e sarete posseduti in un tempo in cui Satana possiede tutto e tutti. Chi recita il rosario è posseduto da Maria, perché questo è il tempo che si è o di Satana o di Maria. E scusate se ve lo dico, io sono venuto qui per dirvi che sono tutto di Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.